Se volete acquistare crediti e FIFA points ai prezzi più bassi di sempre, passate da MM o Rogue. Con il codice JUSTICE avrete un ulteriore 6% di sconto. State tranquilli, sono super affidabili e molto molto economici. Buona prima ragazzi, qui è JUSTICE e siamo tornati con un nuovissimo episodio della carriera con il Leicester. Eravamo rimasti che avevamo fatto i nostri primi due acquisti, quindi Cragno e Sau. Avanziamo un po' e poi andremo a fare un bel allenamento. Ci serve assolutamente un difensore centrale, quindi adesso andrò a fare delle offerte sui giocatori che mi avete consigliato qualche episodio fa. Insomma, controfferta ricevuta per Orsic. Dell'accettare dell'ingaggio che mi serve l'offerta è troppo basso. Allora, Orsic abbiamo capito che è stronzo, quindi io gli vado a offrire 25.000. Anzi, 29.000, ti è. Però sei proprio stronzo, Orsic. 4 anni. Se vieni da noi, ti do un euro. Merda. Allora, aggiornamento a Germania, questo avevamo già letto. Porto, offerta, troppo, basta. Qui ci abbiamo ancora un email da qualche parte che non abbiamo letto. Giocatore infortunato. Ok, Fuchs, non ci interessa 9 giorni, vabbè. Non è un problema. Offerta troppo bassa per Ruben Neves. Ruben Neves lo sapevo che mi avrebbe svenato proprio il mondo. Io ti do 8 milioni, vediamo un po' se possiamo dare qualcuno. Qualche, il nostro amico, carissimo, Drinkwater. Drinkwater però mi sta simpatico. Diamogli lui, non so se gli avevo già dato. Vabbè sti cazzi, io glielo ripropongo. Se gli avevo già dato non lo so perché mi sono dimenticato. Vabbè, comunque. Allora, andiamo a offrire un po' per difensori che mi avete consigliato. Che cazzo ho fatto? Andiamo a cercare. Allora, uno è Balanzia, un altro è Bernardo. Allora, Balanzia. Quanto odio quando le squadre si mettono in mezzo alle trattative e ti fanno fare offerte al rialzo fino a quando non muori. Allora, Balanta probabilmente, intanto la gente fa i parti, lui dovrebbe essere Balanta, abbiamo informazione su Balanta, probabilmente lui, ho scritto male io il nome perché sono stupido, e l'altro è Bernardo, che sicuramente ho scritto bene perché Bernardo è Bernardo, non è che si può chiamare Gianluigi, è Bernardo, ok, dove sei Bernardo, si chiama Bernardo, dai, mi sto bene, lui, probabilmente, sì, ok, lui. Informazioni. Lui è veramente forte, lo uso anche su Ultimate Team. È tanta roba, tanta roba. Avanziamo un po', anzi, andiamoci a fare un bel allenamento. Quindi questa parte come al solito ve la taglio. Simuliamo tutto. Vediamo un po' che cosa speriamo sia meglio dell'altra volta, soprattutto Vardy. Oh, Vardy, grazie mille, Vardy. Perfetto. Oh, mamma mia, Kantea ha preso. Bergvin C. Cragno C, vabbè, sono soddisfatto di questo allenamento. Quindi così mi piacete, ragazzi. Andate avanti così, veramente, impegnatevi, cazzo. Allora, avanziamo un pochino. 6 mail, perfetto. Vediamo con calma. Kronigen, Ruznak, offerta non basta per Utrecht. Anub è 6 milioni. Io te ne do 4 e 5 e non mi devi cacà il cazzo. Non mi devi cacà il cazzo, dato che pure è scadenza. Offerta accettata, Poulsen, come on Poulsen, 25-26.000, ti è proprio perché sei tu. E ti metto giocatore per il turnover, quindi te ne devo dare minimo 30, se no non verrai mai. Però ti metto bonus per gol 5%, quindi così dovrebbe essere meglio. Ok. Allora, Balanta, 850.000. Allora mi sa che sto Balanta è un pacco raro. Andiamo a vedere un po'. Forse ho scritto male io e non era lui, perché 850.000, o se sono sbagliato, oppure è un pacco rarissimo. Adesso controllo un po' su internet, vediamo un po'. E invece no, è bello forte. E non me ne ho sbagliato. Quindi probabilmente è lui. Spero di non essermi sbagliato. Io ti do 850.000, quindi ti do quello che chiedi te. Proprio, vabbè, forse ho anche esagerato un pochino, però sti cazzi, dai. E Spinosa, 8 milioni. Allora, secondo me se lui riusciamo a prenderlo, li vale, perché è veramente forte. Io quindi ti do inizialmente 5 milioni. Iniziamo un po' a sondare il terreno, vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Intanto qua devo chiudere se non vedo niente. Offerta un po' bassa il Porto. Ok, Spagna, vediamo un pochino. Quello che ci interessano adesso sono centrocampisti e difensori. Quindi difensori, Gomez, Reyes in prestito, perfetto. Grazie mille, mi trovi giocatore in prestito. Questo non è niente di eccezionale. Doria, che non è male. Doria, in prestito, grazie mille. Pepe, vabbè. Tu madre, proprio. Qui De Paul, come De Paul? Mamma mia, che giocatore. Che giocatore De Paul che abbiamo trovato.
Medran in prestito, Bruma in prestito, grazie. Josa Bea su prestito con lui. Vediamo a che è qua, questo lui. Mamma mia, buono. Ok, quindi abbiamo chiesto un po' di informazioni, vediamo un po', facciamo un pochino. Siamo ancora a luglio, quindi con calma, c'è tutto il tempo, siamo sciallissimi. Oh, grazie mille, Ruben Neves ci fa questo grandissimo onore proprio, onore. Io ti do 35.000 e ti metto giocatore per il turnover. La stessa cosa che hai, prendi pure 5.000 più, quindi fa cagacazzi che c'hai 18 anni, mortacci tua. Io prendo un cazzo. Allora, troppo bassa per Saul. Vabbè, vabbè. Non mi interessa allora. Ciao. 17 milioni. 10 milioni. Allora, secondo me questo è un grande giocatore. C'ho solo sentimento. È un grandissimo giocatore. Io dico per iniziare 6 milioni e mezzo. Vediamo un po' come si comportano. Anche perché non prende 45 milioni di stipendio. Insomma, per un giocatore con quelle caratteristiche non è che sono proprio tantissimissimi proprio, eh. Vediamo un po'. Controfferta ricevuta. Mi sta facendo sclerare questo Ortic, eh? Allora, 37.000 e sono un fottio. Mo' ti metto pure il giocatore per il turnover. Vaffanculo. 37.000, se non accetti ti mando a fanculo proprio adesso, eh. Adesso. Ora, qualche difensore dobbiamo solamente puntarlo. E Spinosa è 8 milioni. Mamma mia, Spinosa. 6 milioni e mezzo. Dai, dai, 6 milioni e mezzo, non fate gli stronzi. Allora, cerchiamo qualcun altro però. Portiere abbiamo. Ok. Oliver Torres. Ok, Oliver Torres me lo so segnato perché è un giocatore che mi è piaciuto tantissimo. Cioè, è un giocatore che mi ha fatto impazzire. Oliver Torres dell'Atletico Madrid. Secondo me ci chiederanno tipo 10 milioni, però ci voglio provare perché mi piace troppo. Veramente l'ho provato in amichevoli contro un amico ed è fortissimo questo giocatore. Voglio assolutamente chiedere informazioni sperando di poterlo prendere. Cioè, se riusciamo a prendere lui è tantissima roba. Allora, qualche altro difensore centrale. Me ne abbiamo segnati tantissimi. Niklas Süle. Vediamo un po' se riusciamo a prendere questo Süle. Perché difensore centrale non riusciamo a chiudere quei due buchi che ci servono. Questo non è assolutamente una cosa buona. Anche lui chiediamo informazioni. Poi vediamo se ne ho qualcun altro. Mi hanno segnato anche Ntep come centrocampista. Vediamo un po'. Ok, come esterno. Quindi vediamo anche lui se non chiede troppo. Potremmo anche farci un pensierino. Ok, del Ren. Perfetto, avanziamo. Tanto ancora la prossima amichevole si prospetta abbastanza lontana. Quindi andiamo avanti. Vediamo un po' che cosa ci chiede. Offerta troppo bassa per Utrecht a Newp. Offerta accettata. Poulsen. Oh, altro giocatore. Fortissimo. Adesso vado a modificare di nuovo il budget dello stipendio. Tranquilli. Nuovo giocatore in arrivo. Sì, ok. Troppo bassa per Ayub. Io mi sono fissato con sto Ayub mo e sto facendo un errore. Io ti do 5 milioni se accetti bene, se no vaffanculo. Quindi proprio vaffanculo. Cioè proprio vaffanculo. Quindi adesso ci modifichiamo un po' il budget stipendi. Perché siamo sempre a corto di soldi per gli stipendi. Almeno 100.000 ci voglio avere, perfetto. Avanziamo. Avanziamo un po', vediamo un po'. 5, offerta accettata. Balanta. Allora, io non so se è un errore. Non so se è un giocatore diverso, boh. Non lo so. Vabbè, comunque prendiamo lui. Buono, cioè se è un errore meglio. Perché sinceramente l'ho cercato e comunque sembra molto forte. 26 milioni di Oliver Torres. Immaginavo. Però se riusciamo a prendere Oliver Torres è tanta tanta roba. Allora, con calma, ragioniamo. Qualche contropartita possiamo dare. Lui. Morgan, io ti do Morgan e ti do 16 milioni, anzi 13 milioni. Vediamo un po' che cosa dicono. È tanto, lo so, ma io mi sono innamorato di questo giocatore. E quando mi innamoro di un giocatore è finita. Va Orsic, vaffanculo, sinceramente proprio vaffanculo. Niklas Süle pure vaffanculo, 18 milioni e mezzo. Quando mi innamoro di un giocatore, cioè magari sto facendo una stronzata. Ok, abbiamo preso lui che è comunque fortissimo. Contratto rifiutato. Ruben Neves. Lo stronzo, sei giocatore per il turnover. Ti do anche bonus per gol 40.000. Accettalo, Ben Neves. Che porco due, devo prendere il centrocampista. Allora, offerta accettata. Sono contentissimo di aver preso questo giocatore. Pure lui, do 53.000. E ti metto giocatore importante, però. Perché secondo me tu hai
veramente delle qualità non indifferenti. Sono contentissimo di aver preso questo giocatore. Oddio, perché questi si mettono in mezzo a cazzo? Porco due, ora bestemmio. Valanta, dove sei? Ah no, io ho fatto l'offerta di contratto, quindi non posso riferire ancora, cioè deve accettare lui. Se accetti, bene, se no vaffanculo. Aggiornamento da Olanda, scusatemi. Perché mi dimentico sempre che sono stronzo? Vabbè, andiamo sui contratti a caso. Va bene, lo stesso. Allora, aggiornamento da Olanda, vediamo un po' che cosa. Allora, Gasi l'avevo già sentito. Basel è vaffanculo, ti ho offerto il rene, ti ho dato e non sei venuto. Sei venuto nel senso... Non capite male, vabbè, avete capito, insomma. Lui non è eccezionale. Charles, 31 anni, scadenza. Ma un pensierino magari, se comunque l'Estienne è fortissimo. Porco due l'Estienne. Mamma mia, ma avanziamo un pochino. Avanziamo. Non sta andando male questo mercato, eravamo partiti un po' tentennanti, ma poi con calma abbiamo riordinato le idee. Offerta accettata per Espinosa, grande questo qua. È veramente fortissimo questo. 69.000, ti metto giocatore importante. Tiè. 4 anni. Non te ne andrai mai, cioè rimani con me per sempre. Questo 26 anni, ha già un'esperienza rara. Proprio forte, cazzo, proprio forte. 17.000. Allora, Ayub, io ti do... Non so se ho fatto una stronzata a prendere Sayub, mi sono impuntato, non lo so, sinceramente, forse ho fatto una stronzata, forse no, se ho fatta scusatemi, ma mi sono impuntato su sto giocatore, non so per quale motivo mi sono impuntato, poi magari è un pacco raro, però sti cazzi. Avanziamo un po', siamo già ad agosto, no, siamo ancora che agosto, non so, che cazzo sto lì. Allora, accettiamo Valanta, se pure lui è un pacco non lo so, ma comunque l'ho cercato ed era forte. Non so se avessi diventato un pacco. Allora, Elgazi, Charles, 2.900.000, attenzione. Però 31 anni sinceramente, allora io ho sto dubbio di Valanta, scusatemi Cioè ho sto dubbio di Valanta io. Ma è lui quello forte? Perché non lo so. Ok, no, ho preso il pacco. Bene, ho preso un pacco raro. Perfetto. Porca di una puttana rara. Ladra. Porca trota. Adesso come faccio? Non posso più annullarlo. No, sto facendo una... Come posso vedere le offerte qua? Porca puttana, porca. Ho preso, infatti non era lui il Valanta che cercavo io. Vaffanculo. Questo è un pacco 63 di overall bronzo. Ho preso un pacco. Vaffanculo. Porca troia. C'erano due Valanta e mi sono sbagliato. Che palle. Quanto. Porca troia. Oh, abbiamo preso almeno lui, una buona notizia. Porca puttana. Però che cazzo, cioè, mi sono sbagliato. Sapevo io che era troppo strano per essere, cioè era troppo bello per essere vero. Porca puttana. Oliver Torres che non vuole venire. Porca troia. Che palle. Vediamo sto Abington. Che porco due, non lo posso più vedere. Via. Ho preso il Valanta di Coveri. Vabbè, comunque, cioè non è che è proprio scassissimo alla fine. Però fa cagare. Cioè, fa cagare. Vabbè, sti cazzi. Oh, un errore può capitare. Siamo umani. Mi sono confuso. Oddio, che cazzo ho trovato? Le peggio urgenti ho trovato. Questo è appena arrivato. Questo. Hojbjerg. In prestito. Coman. In prestito. Vaffanculo. Sarà Coman. Allora, Meyer. Non so se avevo già chiesto qualche episodio addietro, insomma, però... Porco tu, quanto è forte questo! Sané! Taccio suo! Fortissimo! Oh mio Dio! Rudy! Pure lui, non male. Allora, che cazzo ho fatto? C'era arrivata quell'offerta, quella cosa per... Charles. CDC. 2.900.000. 35.000 di stipendio. Sai che ti dico, io ti do 1.600.000. Se riusciamo a prenderlo, comunque un giocatore di esperienza ci può far comodo. 31 anni insieme a tanti giovani, secondo me ci può aiutare. Ci può aiutare, quindi è buono, dai. Speriamo di riuscire a prenderlo. Contratto rifiutato. Meyer 23 milioni, Rudy 14 milioni. Allora, sto Rudy era forte.
con calma, io ti offro dei 8 milioni, stai calmo comunque, siamo molto calmi. Devo andare a modificare di nuovo il budget stipendi, lo so. Voglio avere un ruolo più importante. Allora, ti metto giocatore importante, dai. Dai, ti metto giocatore... No, alla fine comunque ti dovrebbe stare giocatore importante. Cioè, potremmo anche farlo. Meyer costa troppo, non ce l'abbiamo. Contratto di rifiutato a Ayub. Io mi sono fissato con sta Ayub. Poi lo mi hanno affanculo e basta, eh. Vuole lui, che cazzo vuole? Non è più importante di quello che mi sta offrendo. Vabbè, vaffanculo Ayub, senti. Già mi sono puntato troppo su di te e mi hai rotto un po' il cazzo, quindi muori. Cazzo! Questo vuole più soldi. Quando dice così, intendo trasferirmi meno cazzo. Bisogna, allora devo andare a modificare il conto dei propri stipendi. Non questi stipendi di merda, eh. Mamma mia. Vai. Che cazzo ho fatto? Perché annullo sempre? Vai. Oh. Allora. Contratto rifiutato. Io ti do. Quando dice così vuol dire che va più soldi. Ti do 74.000. Però lui è importantissimo. Cioè io lo voglio prendere. Lui, se riusciamo a prenderlo, siamo veramente messi benissimo. Oddio, Sané solo 10 milioni. Questo è un fenomeno. È un fenomeno raro. Io ti do 7 milioni subito. Lo voglio prendere. Subito lo voglio prendere questo. Se riusciamo a prenderlo, questo è fortissimo. È fortissimo. Vediamo un po', andiamo avanti. Comunque, anzi, prima di andare avanti, vado a puntare un po' qualche altro difensore centrale, perché qui non ne stiamo prendendo. Cioè, Yedvai, vediamo Yedvai. Cioè, siamo senza difensori centrali. Siamo senza difensori cazzo di centrali. Riedwald già l'abbiamo chiesto, Sule abbiamo chiesto. Cioè, praticamente ho finito i difensori centrali. Ho finito i difensori centrali. Ora, mi sa che mi era arrivata l'email, come al solito, del servatore che io ho saltato. Forse non l'avevo visto. No, questo l'avevo visto. No, questi l'avevo visto. Che cazzo sto lì? Infatti mi ricordavo. Vediamo un po', dai. Cerchiamo di concludere qualche cosa, perché stiamo tirando troppo. Intanto c'è la prima di Premier League. Offerta accettata. Oh, grandissimo. Abbiamo anche Oliver Torres. Io ti do 90.000 e ti metto giocatore chiave. No, giocatore chiave no, però giocatore importante. Ti do per 5 anni. Non te ne devi più andare, Torres. Ti amo. È fortissimo. Offerta troppo bassa per Charles. Charles, senti, allora io ti voglio tanto bene, però 2 milioni e 100 è il massimo che ti posso dare. Mi dispiace tantissimo, ma più di quello, vaffanculo. Allora, io direi di farlo finire questo episodio. Intanto siamo già a 18 minuti, quindi proprio adesso, prima di iniziare la Premier, lo facciamo finire. Gli Advai 8 milioni e mezzo, proviamoci. Consigliare il difensore centrale, perché non ne stiamo prendendo. E quindi siamo abbastanza in crisi. Sono in crisi da questo punto di vista. Offerta troppo bassa per Rudy. Rudy, vaffanculo. Vaffanculo. Ok, quindi andiamo avanti. Offerta troppo bassa per lo Shark. Sané. Sané 10 milioni. Cioè, vi do 10 milioni perché è forte. Vi do 10 milioni perché è un fenomeno. Vi do 10 milioni perché è un cazzo di fenomeno. Ve li do proprio, non mi interessa. Sì, Spinosa, sì, cazzo. Sì, cazzo, welcome, welcome, welcome. Dai così. Oh, Ruben Neves. Siamo un po' nella merda. Offerta accettata Ruben Neves. Non abbiamo soldi. Abbiamo finito tutti i soldi? Molto bene. Quindi mettiamogli un po' di... Non so che cazzo sto facendo. Vediamo se riusciamo a prendere. Cioè, non mi dica che non posso prendere Ruben Neves perché non ho soldi. Porca puttana. Queste sono le cose che mi fanno bestemmiare in aramaico antico. Queste sono le cose. Che ho finito i soldi. Lo scialacquali un po', diciamo, anche per giocatori inutili. Però sti cazzi, dai, comunque alla fine la maggior parte dei giocatori l'abbiamo presi. Dybala, Morrison, però non me lo daranno mai perché è appena arrivato, quindi vaffanculo. Questo Carmona, il Calduri. Formazioni. Vabbè, allora, prima di iniziare la Premier League io concluderei questo episodio. Vi faccio rivedere subito i giocatori, i nuovi acquisti di oggi. Allora, sono arrivati Espinosa, quindi difensore centrale, finalmente ci voleva.
Poulsen, un altro attaccante che comunque fa sempre comodo. Lui che è un fenomeno, veramente, secondo me questo diventa un animale. Può giocare dovunque, tra l'altro. Vediamo un po' le statistiche che ha. Cross, effetto, per ora non è un fenomeno, però ha delle potenzialità rare, secondo me. Secondo me questo diventa veramente forte. Quindi meno male che l'abbiamo preso. Poi vabbè, Espinosa, che lo metto subito titolare proprio, cioè subito posto di Moore. Quindi abbiamo anche la difesa, per ora ci manca un altro difensore praticamente. E poi per il resto dobbiamo stare abbastanza a posto. Un terzino che non mi sono concentrato sui terzini, ma va bene, comunque non sono fondamentali. Poulsen comunque può giocare anche come CoC. Come esterno sinistro abbiamo preso Bergwijn, possiamo prendere quell'altro. Comunque, io vi ringrazio per la visione, questo episodio finisce qui. Consigliatemi ancora difensori, anche ce ne servirebbe un altro alla fine, solamente un altro e un terzino possibilmente. La prima partita sarà in casa col Sunderland. Abbiamo ancora praticamente 20 giorni di mercato, 23 giorni di mercato, quindi con calma cerchiamo di non strafare, soprattutto di vendere qualcuno, perché non abbiamo venduto nessuno. Cioè io ho finito i soldi, ho 7 milioni e 35 mila di stipendio, quindi ho praticamente finito i soldi e devo prenderci ancora un bel po' di gente. Quindi sicuramente non prenderò purtroppo Ruben Neves, perché non ho soldi. Però purtroppo, non lo so, vediamo un attimo se riesco. Perché comunque un centrocampista ci serviva. Solo uno e poi siamo a posto, nel senso. Allora. Ma non posso proprio... Cioè dovrei aumentare. Però finisco tutti i soldi, capito? Cioè finisco tutti i soldi. Tutti i soldi. Non posso, dai. Non posso, non ce la faccio. Non ce la faccio, finisco tutti i soldi, rimango... Cioè già adesso sto con 8 milioni, devo prendere un difensore centrale, possibilmente un terzino, anche se non è fondamentale, e almeno un altro centrocampista. Però finisco tutto, cioè finisco proprio tutto. Vabbè, alla fine centrocampista manco troppo, perché comunque ce l'abbiamo i centrocampisti. Cioè in teoria saremmo anche bene così, però un altro difensore io lo voglio prendere. Perché comunque i giovani, vedete quanti ne abbiamo, cioè... Questo Morgan non se lo prendono, cioè io non so che cosa fare. Comunque, consigliatemi altri giocatori, mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio sempre per la visione, ciao a tutti.